Autoestate 2014, autodromo di Francia, prima tappa. Un weekend di successo. Tanti spettatori sulle tribune, seduti a gustarsi le 9 gare disputate, ma altrettanti nel paddock, grazie ai numerosi eventi organizzati. Motoconcentrazione per moto moderne storiche, corsi hobby sport, pullman azzurro della Polizia di Stato, mostre, musica, racing girls e tanto altro. Griglie da record per i trofei Motoestate, con numeri che fanno rabbrividire. Basti pensare che la moto di serie 600 ha segnato il tutto esaurito con ben 34 iscritti al trofeo. Fabrizio Giovannella conquista la sua prima pole position in carriera, ma dopo una brutta partenza viene passato da Marangone e Taggio. Nel tentativo di recuperare a due giri dalla fine cade, regalando così il podio a Luca Tarenzi, che chiude dietro a Taggio e al vincitore Marangone. La Motoestate 600 invece ha visto il dominio di Renaudo, che dopo aver conquistato la pole position amministra una gara in testa e chiude davanti a Carzaniga e Manice, autori di una battaglia straordinaria con sorpassi al limite in ogni curva. Salendo di cilindrata nella Motoestate 1000, Luca Pedersoli è stato autore di una partenza perfetta che ha lasciato tutti di stucco. Non è riuscito però a portare a casa la vittoria, avendo subito l'arrivo di Filippini e Tarizzo, che si sono aggiudicati rispettivamente il primo e il secondo posto davanti a Pedersoli terzo. Per la moto di serie 1000 invece vittoria per Claudio Venze, seguito da De Carli e Tavella. Nella classe Naked si è ripetuto un film già visto. Uno scatenato Rudy Gaggiolo a bordo della sua Triumph ha polverizzato gli avversari anche in questa gara, aggiudicandosi pole position, giro veloce e vittoria davanti a un ottimo Stefano Zattara e Roberto Costa terzo. Scendendo di cilindrata invece troviamo la classe Mini Open, che ha visto il ritorno dopo tanti anni di assenza dalle corse di Gigi Scalvini, costretto però a fermarsi dopo 4 giri per un problema tecnico. Là davanti Andrea Zappa, autore della pole, ha conquistato la prima vittoria stagionale, chiudendo davanti a Tonassi, squalificato per motivi tecnici, Gallo e Kevin Rossi, al primo podio in carriera. Un'altra piccola cilindrata, la Yamaha R125 Cup, ha visto disputarsi una gara ricchissima di emozioni, con Christian Di Leonardo che ha posto il suo sigillo su questo evento, conquistando una bellissima vittoria davanti a Daniel Russo e Delio Modei. Il 2014, oltre che un anno di successi, è anche un anno di grandi novità. Due campionati innovativi hanno infatti preso il via questo weekend. Il primo è il Duke Trophy, monomarca che si corre con la KTM Duke 200 e che premia i suoi vincitori aprendo loro le porte al professionismo. Dopo una gara pazzesca, il vincitore è stato Gabriele Ruglio, che ha chiuso la gara in testa con un ampio margine su Paolo Arioni e un weekend interamente dominato. Lotta a 7 per la terza posizione, invece, incerta fino all'ultima curva, con Alessandro Costantino che l'ha spuntata su tutti quanti. Il secondo campionato innovativo è Race Attack, nato per abbattere i costi visto che ogni manche si disputa in un solo giorno. Qualifica al mattino e doppia gara al pomeriggio come in Superbike. La prima manche ha visto la vittoria di Capelli, che ha preceduto Facchetti e Tammaro, mentre la seconda manche ha visto protagonista Massimo De Carli, che ha conquistato la vittoria davanti a Capelli e Facchetti. Il prossimo appuntamento coi trofei è fissato per l'8 giugno presso l'Autodromo di Modena e vedrà svolgersi tantissime iniziative parallele alle gare che vi faranno vivere un bellissimo weekend. Vi aspettiamo!